Ciao a tutti amici del canale, pronti per una nuova avventura? Sto andando a prendere il vecchio, direzione Lago di Bracciano. La chiusura del luccio è imminente, quindi cerchiamo di spingere al massimo fino alla fine del mese. Le previsioni non sono molto positive, una settimana di tramontana, alta pressione, temo di trovare il pesce inchiodato sul fondo, ma non si molla fino alla fine. Io al momento mi concentro sulla guida, ci vediamo direttamente sullo spot. Ciao! Eccoci qua, finalmente siamo arrivati, adesso scarrelliamo e partiamo subito. Allora, ci siamo portati sul primo erbaglio. Utilizzo la canna che utilizzo generalmente a spigole, una Falcon Buco SR 3 ottavi un'oncia, mulinello Zauber 4000 di Hobby e jerk finder della Molix 150. Vediamo se porterà qualcosa di buono. Scalino, approccio un po' più pesante, Buco SR, sempre Falcon da 3 once, con Deep Hunter della Carson, già bello mozzicato, da 90 grammi. Vediamo un po' cosa succede. Allora, è 1:30, al momento non abbiamo preso assolutamente niente, giornata piatta come da previsione, l'unica cosa è che si spera nel crepuscolo magari ritorna un po' di movimento. Ora ci siamo ancorati su 10 metri di fondale, subito di dosso di uno scalino in modo tale da poter avere più opportunità e più zone, diciamo, di lancio. Sto continuando a provare con i Deep Hunter da 90 grammi della Carson e tra poco pizza e mortazza. A più tardi. Proviamo con il Rapala X-Rap Otus. Che la forza del luccio sia con me. Proviamo il colore luccio. Ce l'hai? L'ha toccato? Dai, dai. Recupera, 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 recupera.
recupera, recupera. Non basso! Cambe di muccio, che passoni! E vai! Che per basso! Vai! Che devo fare? Tiralo fuori! Oh! Eccolo! Vai, procediamo col rilascio. Eccolo, eccolo, non parte. Allora, dopo quasi tutta la giornata, sono le 4 adesso, quando meno te l'aspetti è arrivato un bel bus su uno spinnerbait. Ora abbiamo circa un'altra oretta di luce, cerchiamo di spingere fino alla fine nella speranza che esca qualcos'altro. Ah, me l'ho strappato. È superiore al mio, è 3-4 metri. Ah! Che? Che? No! Che è successo? Ha stuccato! Da mangiare? Sì! Aveva toccato qualcosa? Guarda com'è, oh! Guarda! Tranciato di netto. Ma non è possibile, si è mangiato fino a no, pesce, tutto il filo. Qua qualcosa però ha dato qui. No, può essere magari che gli è rimasto il filo in bocca. Ah, è possibile. Magari è andato. Ha fatto così, ha fatto il giro. No, magari il pesce scendeva. Lui è andato al liscio, gli è rimasto il filo in bocca. Io sentivo le botte del luccio. Ah, è possibile. E ha tranciato il filo. È possibile, sì. Quello è tranciato, possibile, t'ha detto male io. Eccoci qua, stiamo rientrando, tramonto spettacolare, la luna che è salita mentre tramontava il sole. Come avete visto, purtroppo sembra che un luccio abbia lisciato l'esca, gli sia rimasto il trecciato incastrato tra i denti e abbiamo perso un'altra esca. Vabbè, motivo in più per fare shopping. Intanto il vecchio si è fatto un bel bus da un chilo abbondante e niente, oggi è andata così. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un like e iscrivermi alla mia pagina. Ciao e alla prossima avventura.